Buon pomeriggio. Salve, buongiorno a voi. Buongiorno a voi e grazie del collegamento. Beh, prego. Sabato abbiamo, come facciamo tutti i sabato d'altronde, la consueta rassegna stampa, quindi leggendo gli articoli dei principali quotidiani romani, e abbiamo anche letto il suo editoriale che parlava un po' del degrado e dei bus turistici, rispetto calpestato per l'esattezza. Un editoriale che abbiamo apprezzato molto, anche non solo per i contenuti, ma per il fatto che effettivamente ormai il centro storico di Roma è davvero sotto smacco, possiamo dire, dai bus turistici e dal degrado che la fanno ormai da padrone. Il problema è proprio questo, cioè che ormai Roma sembra, come ho tentato di dimostrare in questa riflessione, un po' ostaggio di poteri molto forti, molto importanti, ostaggio dei ristoratori e dei bar che occupano il centro storico con i tavolini, il famoso tavolino selvaggio, soprattutto nelle piazze del centro storico, e ostaggio per esempio dell'ambulantato assolutamente illegale dei camion bar di una nota famiglia di ambulanti romani, che peraltro ha un esponente in Campidoglio nelle file della maggioranza, ed è ostaggio anche di questi pullman turistici che, ricordiamolo, non sempre assicurano ricchezza alla città. Il turismo, quello ricco, quello residenziale, assicura ricchezza alla città, perché vengono i turisti, si fermano qualche giorno, mangiano nei ristoranti, fanno acquisti. Quelli dei pullman turistici molto spesso appartengono a quel tipo di turismo mordi e fuggi, esatto, che per esempio rappresenta in parte la rovina di Venezia. Poi c'era anche il caso del parking del Gianicolo, no? Che doveva essere la soluzione per quanto riguarda Via della Conciliazione, e poi abbiamo anche noi stessi commentato quello che è successo per quanto riguarda Via dei Corridori, della serie fatta la legge, subito scatta la maniera per aggirarla. Infatti questo è il punto, nel senso che adesso c'è una novità sulla quale poi io spero si farà una riflessione nei prossimi giorni. Questi pullman turistici che naturalmente nessuna città d'Europa parcheggiano in zona di pregio, ricordiamolo, non avviene a Londra, non avviene a Parigi, non avviene nelle grandi capitali anche turistiche. Ebbene, questi pullman, per aver fatto la grazia e la cortesia di aver smantellato le aree sosta a Via della Conciliazione, cioè in una delle strade più famose del mondo e di fronte al cuore della cattolicità, ecco, finalmente sono andati nei normali ricoveri per sosta, appunto nel parcheggio del Gianicolo, e questo apparterrebbe alla normalità. Però in realtà cosa è successo? Che il comune ha dovuto pagare pegno perché ha realizzato una corsia preferenziale dedicata solo a loro, e addirittura, ed è questo un lato che io non esito a definire scandaloso, non ci sono altre parole, ha dedicato un'uscita speciale per questi pullman, perché chiunque conosca il Gianicolo sa che scendendo dalla discesa che porta dall'ospedale Bambino Gesù, alla destra davanti, bisogna girare sulla destra come è normale che sia, e si va contromano. Vanno contromano per forza. E quindi hanno questi vigili, che io ho avuto una lettera di un lettore che pubblicherò tra domani e dopodomani, il quale mi dice che non ho mai visto in vita mia dei vigili abiliti al ruolo di parcheggiatori. Ecco, noi siamo in una città in cui per mettere nelle condizioni i pullman turistici di prendere i turisti, lasciarli in un posto e riprenderli immediatamente, senza neanche far fare loro 200-300 metri, come, ripeto, fino alla nausea avviene in tutti gli altri paesi. Bravissimo. Anche perché poi sappiamo benissimo che l'anno santo del 2000 ha prodotto tra le grandi opere un sottopasso che da Piazza del Sant'Uffizio porta direttamente al parcheggio. Questi turisti potrebbero serenamente fare 300 metri, raggiungere il loro bravo pullman nel parcheggio e tornarsene dove devono tornare. Invece no, noi a Roma paghiamo questo scotto, chissà perché, chissà in base a quale ragionamento, per soddisfare
quali accordi, questo non lo sapremo mai, certamente non così moralisticamente straordinari, e evidentemente noi siamo molto attenti alla realtà dei pullman, molto molto attenti, in modo veramente sorprendente. No, e poi a questo punto portiamoli in braccio, visto che ci siamo, no? Perché insomma siamo arrivati a questo punto. È chiaro da che cosa deriva il fatto di portare i turisti fino a sotto il monumento, è che queste sono le promesse che il tour operator o chi per loro fa ai turisti stessi. Diciamo che sono nel prezzo del pacchetto. Esiste il parcheggio praticamente davanti al Vaticano, a Via della Conciliazione, esiste il parcheggio a Via Giulia sul Lungotevere in maniera dissennata, esiste quello di Piazza Risorgimento, e questo è quello che danno, e questo è quello che vendono. Come i grandi ascoltatori sanno, vivendo in questa città, basta prendere un aereo, ripeto, in qualsiasi capitale, queste scene non esistono, certo. Non ci sono letteralmente. Certo che non c'è, una regolamentazione che ha massimo rispetto per i cittadini che vivono in una città, invece noi non solo subiamo il peso di essere una capitale politica, amministrativa, e questo è normale, subiamo anche il peso di avere all'interno del territorio un altro Stato che naturalmente coincide con una grandissima realtà religiosa che produce del turismo. Però produce un turismo che in altre capitali non c'è, almeno non c'è di questo tipo. Allora mi chiedo, e continuo a chiedere a me stesso, ai romani, e naturalmente a questa amministrazione uscente, che certamente non verrà ricordata per aver rimesso in ordine appunto questi poteri che ho elencato all'inizio, ecco, perché Roma non riesce ad essere una capitale come le altre? Perché non riesce a dare regole che siano uguali per tutti? Perché non riesce a difendere i diritti dei cittadini e invece favorisce il privilegio di un piccolo gruppo come è quello dei tour operator? Ecco, questa è una domanda alla quale non ho piccolo gruppo, lei possiamo anche dire lobby, sa? Ma infatti sì, è una lobby, infatti poi di lobby si tratta, la lobby appunto altrettanto vergognosa dei camion bar che resistono a qualsiasi intervento anche del Ministero centrale. Lorenzo Ornaghi potrà avere molti difetti, ma non ha certo quello di non essersi occupato della questione del decoro del centro storico di Roma. Ha emesso un'ordinanza e una regolamentazione. Voi andate a Via dei Fori Imperiali, andate al Pantheon, andate in Piazza di Navona, andate, posso continuare fino alla noia, e vedrete che naturalmente i camion della rinomata famiglia di cui sopra sono al loro posto. Allora evidentemente c'è qualcosa che non solo non funziona, ma che è alla radice di un'amministrazione che compie delle scelte molto chiare. O che funziona molto bene, per cui è quasi impossibile anche sradicarla. Una delle due. Diciamo che io, facendo il commentatore sul Corriere della Sera di Cose Romane, è ovvio che poi commento solo fatti che siano noti alla magistratura e che siano stati per bacco, però ovviamente. Naturalmente io non posso non notare che il perpetuarsi, ero bambino, nel senso che ho cominciato a fare questo lavoro quando ho 18 anni, e il problema dei camion bar c'è della nostra famiglia già, cioè, purtroppo sono 40 anni e c'è che sempre ne ho stato. 138 sì. ci stanno ancora. Sì, no, poi anche lei ha evidenziato nell'editoriale anche la questione dei tavolini selvaggi, dei ristoratori che occupano piazze e vie storiche. Noi abbiamo seguito anche, immagino anche lei, quello che ha fatto anche Corsetti per sensibilizzare questo problema davanti al Campidoglio, no? Con questi, certo, ma qui anche senza santificare nessuno e nulla, perché naturalmente anche il presidente del primo municipio, per esempio, bisognerebbe chiedergli come mai lo fa solo adesso e non lo fa, non lo ha fatto durante l'estate. Allora uno dice, ma forse non è che sarà in funzione elettorale, però comunque sia lo fa. E a differenza invece di un Campidoglio che sta lì a trovare, mi sembra sempre un po', le contraddizioni rispetto ai regolamenti nazionali, che invece metterebbero nelle condizioni l'amministrazione romana di fare piazza pulita, però questa piazza pulita puntualmente non c'è. Allora è molto triste e amaro dover constatare che evidentemente questi gruppi di pressione, queste lobby in queste categorie continuano a battere cassa in qualche modo e comunque a ottenere
ciò che altre categorie non riescono ad ottenere. Forse non è neanche più necessario, perché quando una cosa è così radicata nel territorio, e non solo nel territorio, nelle abitudini, qualsiasi cosa poi prende, è come l'usucapione, va, diciamo così. Ma in parte è pure vero. Però una cosa la possiamo dire, e questa fa parte della storia di Roma, per qualche motivo... E parlo, penso alle orde barbariche dei turisti che adesso arrivano e pagano per vedere qualche cosa, ma prima non neanche pagavano, entravano direttamente. Insomma, ce ne abbiamo avuto di stranieri a Roma, eh? E si sono, naturalmente molti. Si sono comportati tutti nello stesso modo. A me piacerebbe andare un giorno, ma io non lo faccio perché ho una mia etica sociale, che ne so, a Parigi, e infilarmi in Place Vendôme nella fontana per vedere quanto resisto, forse 8 secondi, nemmeno 8 secondi, poi mi arrestano e mi danno direttamente il foglio di via. Sì, sì, tranquillo. Ecco, però sì, tanto più è così. Il foglio di via magari si può ritrovare in qualche luogo di detenzione non simpatico, che magari si occupa di malattie mentali, ecco, ecco, diciamo. Ecco, sì, sicuramente capitare questo. No, invece è facile per un turista qualunque. Da noi possono fare quello che vogliono. Sì, entrare nella barcaccia e dire: mi fai una fotografia con le scarpe da ginnastica sul travertino. Lo avrei ammazzato io, perché l'ho visto io. Lo avrei preso veramente a schiaffone. Lo so. Sì, ripeto, occorrerebbe anche favorire una ripresa della propria consapevolezza da parte dei romani, cioè un'amministrazione che puntasse anche sull'orgoglio di questa città. Questo è mancato molto. Adesso vediamo nella prossima tornata elettorale cosa uscirà fuori, chi sarà il nuovo sindaco, se ci sarà una conferma, se ci sarà un ribaltone. Questo noi non lo possiamo sapere. Quello che mi auguro sinceramente è che Roma ritrovi una dignità, un modo, un tratto, un passo da grande capitale europea. Ce lo auguriamo anche noi. È la nostra speranza. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi della telefonata, a presto, buon lavoro.